benvenuti, benvenute a questa riunione che in realtà dovremmo fare noi, gruppo di cittadini impegnato sulle questioni dell'ambiente, del lavoro, eccetera. Avrebbe dovuto farlo, e gliel'abbiamo chiesto, non si sente? Già, proprio vicino vicino. Dicevo che avrebbe dovuto, non avremmo dovuto convocarla noi questa riunione, e ringraziamo moltissimo la parrocchia di Alto Frassati che ci ospita. Avrebbe dovuto farle le istituzioni, soprattutto la nostra circoscrizione, qui la circoscrizione 5. Io spero che ci sia qualcuno della circoscrizione 5, qualche consigliere, magari poi se c'è si fa vivo, perché è una cosa che riguarda il governo del nostro territorio e un problema annosissimo come quello della Thyssen, che abbiamo contribuito a sbloccare proprio con questa mobilitazione sulla trasformazione della Thyssen, sul suo risanamento, in funzione, noi abbiamo sempre sostenuto, della costruzione del nuovo ospedale Maria Vittoria in questo luogo, invece che cementificare 60 e più mila metri quadri della Pellerina. Lasciare la Pellerina, anzi ripristinare il parco come si dovrebbe della Pellerina, risanare quest'area e destinarla appunto all'ospedale e al verde di cui abbiamo bisogno. Purtroppo non sto a polemizzare qui questa sera, ma le intese tra i nostri governanti sono assolutamente diverse. La Pellerina va destinata in parte all'ospedale, e di qui, e questa è la mobilitazione, un primo parziale risultato. Lunedì prossimo il Consiglio Comunale dovrebbe passare una delibera presentata dai consiglieri comunali di maggioranza che trasforma quest'area della Thyssen da industriale e commerciale a verde pubblico prioritariamente e maggioritariamente, cioè più della metà di quest'area deve essere trasformata a verde pubblico, quindi risanata. Ma qui si apre un grosso problema, perché il risanamento richiede interventi di cui parleremo e richiede anche del tempo. Questo è, anche se loro sul tempo e sui soldi, i nostri avversari, diciamo così, speculano moltissimo, ci vogliono tanti soldi. Avete inquinato quest'area per tanti anni, da 16 anni non si fa nulla, non lasciamo più passare altro tempo, cominciamo a intervenire. Il pericolo è che si intervenga solo parzialmente per cercare di limitare i danni, e questo non è accettabile, soprattutto se l'area viene destinata a verde, che non può essere coltivato o piantato sul cemento, perché quello che vogliono fare al momento è cementificare tutta l'area inquinata e poi metterci sopra qualche metro di terra e un po' di piantine. Non è questo che vogliamo, e per questo questa sera siamo qua, intanto per informare, perché quello che è grave è appunto che l'informazione è difficilissimo da avere. In 16 anni riuscire, noi abbiamo qui un consigliere di circoscrizione che si sta battendo su questa stessa materia, procurarsi lì i documenti ancora è difficile. Alla faccia della trasparenza, che è un elemento essenziale della democrazia, io devo essere informato per sapere quello che mi succede e quello che voi volete fare, se, e poter dire se sono d'accordo o no. Ma non la faccio lunga, perché oltre a questo problema di cui ci parlerà il consigliere di circoscrizione, la circoscrizione più vicina alla quarta, confinante con la quinta, lui è molto attivo su questo tema e ci parlerà appunto della bonifica, mentre della possibilità e dei pericoli che stiamo correndo, perché si sta contrabbandando per bonifica
quello che dicevo prima, cioè la cementificazione, l'isolamento, la creazione di una bara di cemento nella quale contenere il vecchio stabilimento e soprattutto il suolo, con l'inquinamento che conoscete, che è di idrocarburi da un lato, ma soprattutto da cromo esavalente, che è cancerogeno e che inquina anche la falda idrica, ma non mi dilungo su questo. L'altro intervento che questa sera abbiamo la possibilità di ascoltare è quello del professor Foà, è professore ordinario di diritto amministrativo alla nostra università, è esperto in questa materia e soprattutto ci parla questa sera delle leggi e dell'aspetto giuridico della bonifica, perché questo è uno dei temi sui quali si può speculare moltissimo e che vorremmo che la gente conoscesse veramente come si deve, in modo da valutare e anche giudicare, se del caso, chi fa le scelte a nome nostro. Ringrazio tantissimo il professor Foà di aver lasciato l'università, di venire in questa parrocchia di periferia a parlare non con intellettuali, immagino, esperti eccetera, ma il popolo che, al quale la nostra democrazia attribuisce potere sovrano e che viene messo in condizione di dover subire e non di poter partecipare, dire la propria e difendere i propri interessi, che non sono interessi materiali, sono interessi generali, sono materiali sì sotto certi aspetti, ma non egoistici, sono interessi della nostra collettività. Questa è una zona che, in base alle ricerche scientifiche condotte sia dal comune che dall'ARPA e altri e dall'università, è una delle zone che ha il tasso di vita dove la gente vive 4 anni in meno che nel resto della città, per effetto dell'inquinamento e di tutto quello che è successo in tutti questi anni e che ha debilitato le nostre popolazioni. Sono considerazioni che non possiamo trascurare, che teniamo in primo piano nell'azione che facciamo, ed è proprio per ripristinare un ambiente più sano, con una bonifica come si deve, che questa sera vi chiediamo di intanto di ascoltare e poi casomai di concordare insieme quale altro passo fare. Prima di tutto che una circoscrizione come questa si muova su questo terreno e non stia zitta e lasci fare, ma ne riparleremo poi. Quindi grazie ancora al professor Foà. Grazie Marcello Badiale, consigliere della 4ª circoscrizione, esperto di questa materia anche come sua professionalità privata, diciamo così, e cedo subito la parola al professor Foà, che ringrazio ancora.